Nick, ma tu vedi la pozione di invisibilità qua? No, non ne vedo. Allora, tipo in questo mini market stiamo cercando da mezz'ora la caspita di pozione di invisibilità. Tecnicamente io so che c'era. Eccolo, eccolo! Ma come... Scusami, era qua all'inizio. Era qua all'inizio, era ovvio. Ok, vabbè, la prendiamo. Tanto comunque, tecnicamente, prima di tutto questo mini market ci forniscono le pozioni di invisibilità. E poi... Scusami, ma io lì fuori vedo un nome, Nick. Allora, qua fuori vedo... No, 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 stai dietro, stai dietro. Le mie profezie sono avverate. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vicino, vicino. Vieni qua che dobbiamo prendere l'invisibilità, ok. Praticamente adesso ci spruzziamo addosso l'invisibilità. Perfetto, ok, adesso siamo invisibili. Adesso, tecnicamente, lui dovrebbe vedere, penso, solamente la porta che si apre e si chiude. Ed effettivamente questo è abbastanza strano. Nick, vedo che sta andando verso, tipo, questa parte qua. E penso che si stia dirigendo verso il buco, ma non vorrei sbagliarmi. Tieni, allora, le torce, cerchiamo di tenere le torce in mano perché non si vede niente, zero. Ma così non è sospetto? Vabbè, se ci vede niente, le togliamo, però tecnicamente non dovrebbe vederle comunque. Sembra che... Ah! Togliamo le cose dalla mano! Attenzione, dobbiamo stare attenti perché sto qua ha un coltello in mano prima di tutto. Non so cosa sta facendo. Sta andando in giro per questa casa che Sta salendo. Sì, direi che sta salendo e non si sa perché. Stiamo attenti perché lo stiamo spiando. Fortunatamente siamo invisibili. E sembra che lui stia tipo andando in giro per quasi cercare qualcuno, scusami. A me sembra, cioè se la mia intuizione non è sbagliata, sembra che stia cercando qualcuno. Guarda, è come se tipo... Un qualcosa. Oh, anche un qualcosa, sì. Oppure tipo le persone presenti all'interno di questo mondo che siamo noi, ma tecnicamente, insomma, siamo invisibili. Quindi non ci vede, stiamo attenti, per carità, perché poteva avvicinarsi. Vabbè, hai visto che si era avvicinato anche all'armadietto. Questo voleva dire, secondo me, che stava cercando qualcuno nell'armadietto. Secondo me. Poi dopo magari, non lo so, scriveteci anche voi... Nei commenti che cosa ha in mente di fare questo signor Playtime. È veramente molto strano. Oddio mio, qua è molto... via le torce, per carità, che ci vede. Ok, comunque non ha trovato nessuno in questa casa. Sì, sta uscendo. Forse... Sta andando verso il buco. Sì, sta andando verso il buco. Evidentemente vorrà, penso, fare qualcosa vicino al buco. Penso, immagino. Però magari mi sbaglio, non lo so. Ok, perfetto. E sembra che stia guardando all'interno del buco, il che è molto inquietante questa cosa. Perché, allora, perché escono delle anime da fuori il buco? Attenzione, Nick, attento. Attento, per carità. Ok, perfetto. Ci sono attaccato, ci sono vicino. Anch'io ci sono molto vicino. Infatti ho visto che avevi delle torce. Allora, evidentemente questo buco non ha nulla di speciale di nuovo. E questo è abbastanza strano. A parte queste anime che escono, evidentemente sembra che escano dalla sabbia delle anime, secondo me. Però questo effetto non mi pare ci sia mai stato su Minecraft, a quanto ne so io, poi magari mi sbaglio. Ma sì che c'è stato, sì sì. Sì, vabbè, non lo sapevo. Da tanto tempo. Ah, ok, vabbè, comunque non so, secondo me si vuole buttare. Ho questa intuizione, ok. Vede, si era preparato per buttarsi, il che è molto inquietante. Sembra che evidentemente abbia quasi una sorta di intelligenza. Ovviamente dovremmo seguirlo anche noi. Nick, vedo le tue particelle. Direi di buttarci anche noi perché evidentemente il Poppy Playtime è entrato qua dentro. Ho paura. Entriamo. 3, 2, 1. Ho molta paura, buttiamoci. Via! Ah! Oh, Nick, ma scusami, siamo direttamente in questo mondo vanilla nostro, classico. Mi sa di sì. Ma cosa è successo? Non lo so. Perché parli così basso tu? Non lo so, ma nell'inventario mi è arrivato questo libro. Oddio, fammi vedere, ma cos'è? Allora, ancora non l'ho neanche aperto, non l'ho neanche letto, non so cosa sia. La chiave per il successo? Si trova intorno al fuoco fatuo. Cercatelo, è di vitale importanza. Allora, ok. Dietro a questa cosa ci deve essere un mistero veramente oscuro. È molto inquietante tutto questo fatto. È veramente come se fosse una storia di paura. E questo mistero... Noi siamo come una squadra di mistero che deve risolvere... Appunto tutto questo segreto che... Ma che ce l'ha? Penso che sia proprio Poppy Playtime con un cappello sulla testa. Ma che cazzo? No, scusami. Perché c'è un cappello? No, ma questa cosa è veramente un'idiozia assurda. Ma che caspita è, Nick? Cioè... Ma non lo so! Ma poi era in casa mia quel coso là. Cioè, cosa vuole? Io faccio anche non commento a proposito del cappello. Sembra anche che lui effettivamente sia come se fosse appunto un giocatore normale del mondo. Ed evidentemente... Oh, è aggressivo! Nick, stai indietro, 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 per carità, per carità.
Attenzione, anche un creeper. ammettiamolo prima che esploda, che qua purtroppo mi sa che esplode tutto. Allora, bene. Allora, il Book and Quill, il libro, comunque ci dice di cercare il fuoco fatuo. La chiave per il successo, appunto, si trova intorno al fuoco fatuo. Il fatto che io veramente non so dove caspita si trovi questa chiave. Dobbiamo cercarlo. Però è veramente inquietante tutto questo. Allora, senti, ma spiamo. Magari lui ci può portare da questo, da questa, appunto, fuoco fatuo, che sarebbe il fuoco azzurro. Ma dov'è finito, scusami? Ma dov'è? Non ne ho idea. Allora, mi sa che dobbiamo cercarlo. Porca miseria, ma questo Poppy Playtime, però, se ci ha invaso pure il mondo vanilla, vuol dire che è veramente uno stro. Cioè, veramente, non è possibile. A parte che non mi spiego come dal buco dell'inferno, che è un buco dell'inferno. Ma magari questa magari non è la nostra vanilla, è una sorta di copia di cosa del gioco, insomma, di cose ovviamente molto Cioè, ci hanno copiato inquietante. la vanilla. Un po', no, ma non è che ce l'hanno copiata, è che proprio ci hanno. È Copia un'illusione, come se la fosse. È vanilla. come se fosse un'illusione in realtà, non è. Cioè, non è che ce l'ha copiato qualcuno, insomma. Ma Allora. Io com'è che allora noi ci facciamo a prendere danno? non Cioè, ho mi capito sembra niente di quello che hai assurdo. detto, scusami tanto, ma parla, scandisci bene le parole, per carità. Ma è possibile che un'illusione che noi prendiamo danno? Una cosa molto strana. Evidentemente sarà fatto molto bene, per esempio. Boh, mi vengono in mente tipo. Hai presente quei cartoni dove tipo si entra in una realtà virtuale alternativa e se ti fai male nel gioco ti fai male anche nella vita reale? E se muori nel gioco rischi di morire anche nella vita reale? Vero, È sì, proprio quasi. quella cosa che mi viene in mente. Ed è molto inquietante perché non so la morte cosa ci potrebbe comportare. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Intanto però non so dove caspita sia finito sto qua. E se ce lo troviamo dietro Nick. Per fortuna noi abbiamo le nostre armature che ci difendono un botto. Ma lui con quella spada di netherite ci fa un cuore e mezzo, mi pare. Se ci colpisce un po' di volte. Ma il mondo è distorto, scusami tanto. Eccolo, eccolo, Eccolo! Ci sta eccolo! Usa una guardando? freccia. Ci sta guardando. Oh mio Dio, che inquietante. Vai, tira. Scusami, ma io vedo il mondo. Cioè, non so, penso anche tu, però vedo il mondo distorto come se fosse rotondo su Sì, Minecraft. anch'io. Secondo me, c'entra appunto che è appunto tutto quanto un'illusione, non è, cioè, non penso che su Minecraft il mondo sia così, vedo, vedi che è proprio l'orizzonte, scusami un attimo, vado a vedere, sì, è tutto quanto rotondo, ok, questa È cosa è strano. veramente strano, sì, Aspetta, ci sta avvicinando. come, dov'è, No, dove dov'è, sta andando? come, allora, oddio Nick, dove, no, dove sei finito? Andando nel tuo castello. Nel mio castello? No, non si deve permettere. Cioè, vabbè che è un'illusione, quindi tecnicamente non dovrebbe essere niente. Cosa sta facendo? Aspetta, spiamolo da lontano, perché se no sto qua ci piglia a pugni. Ma che caspita stai facendo? Aiuto! Attento, a te, vai, scappa, scappa, scappa via, scappa via. Ok, io vedo che. Vedi, ti ha scacciato! Porca miseria! Sembra come se non mi vuole. Esatto, stai indietro, tu tanto lo dobbiamo seguire. Vediamo un attimo che intenzioni ha. È proprio come se fosse un giocatore, ha anche aperto questa cesta, il che la dice lunga, cioè nel senso secondo me è una sorta di intelligenza artificiale, oppure è tutto questo, tutta questa cosa che ci vuole far impazzire secondo me, questa Sì, ci conviene simulazione. rubarci l'elitra però, perché così prendiamo meno danno. Anche questo è vero. Allora, ascolto il tuo indizio e le tolgo. Anche se tecnicamente è molto più utile. Cosa fa? No, non si deve permettere di stare sul mio trono. Mannaggia. Ma guarda, non prendi neanche danno. Hai ragione. No, Prendi no, no, via, via, zombie. via, 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 via. Non è il modo, Nick. Non prende danno sto qua. Questo qua non prende danno. Nick non prende danno. No, 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 no. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Sta Via. ammazzando? Via, via, via. Sì. Allora dobbiamo cercare il fuoco fatuo, per forza. C'è scritto nel libro. Ma il Chiunque. problema è dov'è il fuoco Non lo so, fatuo? ma chiunque ci abbia dato questo libro sapeva il fatto suo, evidentemente. Quindi dobbiamo salire in sopra per trovare sto fuoco fatuo azzurro. In realtà non so nemmeno se è la strada giusta o meno. Allora, usiamo l'elitra, anzi, io uso l'elitra. Tu stai fermo al suolo, perché se c'è bisogno di qualcosa al suolo, almeno sei la fermo. Io vado su questa torre qua Ok. e vediamo un attimo di trovarlo. Allora, praticamente qua io vedo il villaggio, ma appunto il mondo è tutto distorto, come se fosse appunto rotondo. Guarda, c'è una curvatura terrestre. No, vabbè, ma c'è, cioè, questa cosa è Non è veramente. normale. Ma è veramente stranissima. Inoltre, l'acqua. Io non l'ho notato prima, ma. L'acqua è rossa. Ok, Sì, è rossa. anche questo è effettivamente molto strano. Io volo un attimo per capire dove si trova sto caspita di fuoco fatuo, ma sinceramente è veramente complicato trovarlo. Scusami un Sta attimo. avvicinando. È qua, Nick, fermo, fermo, fermo. Ho trovato il fuoco fatuo, che tecnicamente non è un fuoco fatuo, ma sono le Ma torce. mi sta inseguendo qualcosa. Vabbè, tu scappa, che cosa ti devo Ma si è dire? messo l'attacco. Prima no.
Cioè, come se fosse cambiato da quando hai usato il fuoco fatuo. Ok, qua per terra l'ho rotta e si chiama controller. Ok, perfetto. Quindi vuol dire che evidentemente lo controlla. Ciao, eccoti. Per fortuna sei qua. Oh, no, Nick, è lì. No, fermati un attimo. Ma sta venendo. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare con sto coso? Scusami. Sono caduto. No. Ok, scusami. No. Fermo. Ma non sta facendo niente, guardalo. Guarda, ok, fermo un attimo. Penso che il controller lo controlla. Scusa, se io non lo tengo in mano, cosa? Cosa fa? Non fa niente. No, sì, fa, face. Sto tenendo in mano. Fermo. Oh mio Dio. No. Ok, fermati. Allora. Sì, sta fermo. Ok, perfetto. Questo è il segreto. Allora, secondo me, bisogna fare qualcosa. Bisogna portarlo da qualche parte. L'unico posto dove mi viene in mente di portarlo sono le prigioni. Che sarebbero le prigioni non del castello ma del regno. Di questo regno qua. Okay. Quindi vediamo se... Ok, ci sta seguendo. Andiamo da questa parte. Ok, sono lì le prigioni, mi ricordo, per fortuna. No, è qua più avanti qua un attimo. Allora, qua ci sono tutti i nostri cartelli. È proprio come se fosse la nostra vanilla. È stranissimo. No, è proprio identica. È identica. Il che, cioè, non capisco se è la nostra vera vanilla o meno. Però mi sembra strano perché siamo entrati nel... Cioè, non è il nostro coso. Allora, qua dentro, vediamo se riusciamo... Ok, queste sono metodi di tortura un po' particolari. Vediamo, scusa, fermati. Un po' antichi, devo dire. Ok. L'abbiamo chiuso. Ora, se io lo tolgo, tecnicamente, ora lui, ecco, diventa aggressivo, ma non può farmi niente. Non può uscire. Ti può spaccare, Potrebbe essere un'evenienza questa, cioè una particolarità che è un po' sbagliata, che non dovrebbe mai succedere, però non sembra... Non è chiuso dentro. Non sembra che però stia cercando di... Cioè, sta cercando di uscire sicuramente, ma secondo me non ci sta riuscendo, il che è bellissimo. Ok, come facciamo a ritornare indietro nel villaggio? Ah, scusami, aprimi prima di tutto. Ok, grazie. Cosa dobbiamo fare per tornare indietro, piccolo... Non lo so. Ok, questo effettivamente non è bello. Cosa dobbiamo fare per andare, Nick? Magari andiamo al beacon, magari là ci riporta di dentro, non lo so. Proviamo, ma non credo. Cioè, stiamo andando alla cieca così, non abbiamo un modo per tornare. Non lo so, non è che abbiamo altri modi, dobbiamo provare così. Vabbè, non sembra funzionare. Ci penseremo nel prossimo. C'è anche un creeper. Ci penseremo nel prossimo episodio, signori. A dopo.